Esistono storie che non dovrebbero mai essere dimenticate, come quella riguardante le streghe. Ma di quali streghe stiamo parlando? Scopriamolo insieme in questa nuova puntata di X-Dimension, avventure nel mondo del mistero. Quando si parla di streghe, molti pensano subito a quelle donne brutte che a cavallo di scope volavano in cielo per scagliare magie e sortilegi contro poveri innocenti. In realtà, questa è una versione distorta e falsata della stregoneria, messa in giro dalla Chiesa nel Medioevo. Fin dall'antichità, la donna è stata sempre vittima del maschilismo. Nella preistoria, la vita si basava sul matriarcato, tant'è che era molto diffuso il culto della dea madre. Successivamente gli uomini riuscirono a imporsi e a creare una società patriarcale. Le ultime amazzoni vennero sconfitte e iniziò un'altra era. Per evitare che le donne potessero ritornare al potere, la figura femminile venne demonizzata e incolpata di colpe gravissime. Basti pensare a Eva, accusata di aver deviato Adamo e aver corrotto l'umanità intera. La Chiesa ci ha sempre detto che Maria Maddalena era una prostituta, ma tutto ciò non ha mai avuto un fondamento storico. Si tratterebbe solo di una credenza diffusa dalla Chiesa, dai poteri forti, per demonizzare la donna e tenerla sottomessa ai confini della società cristiana. Nel Medioevo quest'opera di sottomissione continuò con la caccia alle streghe. Ma chi erano veramente le streghe? Non volavano a cavallo di una scopa e non usavano la bacchetta magica come armi. Le streghe erano prevalentemente delle guaritrici. La loro unica colpa era quella di curare le persone con metodi più efficaci rispetto a quelli utilizzati dai medici di allora. Per questo venivano arrestate, torturate con strumenti diabolici e condannate a morte, spesso sul rogo. La medicina ufficiale era arretrata, invece le conoscenze delle streghe erano antiche. Si trattava di conoscenze tramandate per generazioni. Pensate che le streghe medievali conoscevano già il principio attivo dell'aspirina. I loro rimedi venivano realizzati prevalentemente utilizzando le erbe trovate nel bosco. Era già risaputo che certe piante avessero dei poteri curativi. Tale conoscenza non era diffusa soltanto in Europa. Il Penzao Kang Mu, o grande erbario cinese, risale al IV millennio a.C. ed era una sorta di enciclopedia delle erbe salutari del passato. Anche gli egizi avevano conoscenze simili. Pensate che nella Bibbia è scritto: "Fu il Signore a far crescere le piante medicinali della terra, e l'uomo saggio non le disprezza." È paradossale che, malgrado questo, sia stata proprio la Chiesa a perseguitare le streghe, d'accordo con i medici di quel periodo. La vera ragione sta proprio nel ruolo della donna nella società di quel tempo. Secondo la mentalità degli uomini del passato, le donne dovevano rimanere sottomesse, purtroppo. Così nel Medioevo vennero uccise milioni di streghe. Il numero esatto non si conosce, ma si aggirerebbe intorno ai 6 milioni. E questo fenomeno fu globale. Abbiamo streghe in America. Celebre è il processo delle streghe di Salem. E abbiamo streghe in Europa. Ricordiamo quelle della Val Camonica, per esempio, perseguitate nel XVI secolo, e quelle liguri di Teriora, definita ancora oggi la città delle streghe. Qui sorge il Museo Etnografico della Stregoneria, uno dei più importanti al mondo. In questa sede ci sembra inutile parlare di casi specifici. Avremo modo di approfondire l'argomento nelle dirette di storia, cultura e misteri. Seguitemi su Twitch per rimanere sempre aggiornati. La stregoneria rimase viva nella tradizione popolare fino al XVIII secolo e oltre. Ancora oggi esistono uomini e donne che praticano la magia, come i seguaci della Wicca o i neopagani, e sopravvisse specialmente nelle zone periferiche fino a quasi ai giorni nostri. Nel Medioevo tutto ciò che era pagano veniva dato alle fiamme e distrutto. Emblematico è il caso delle statue e stele della Lunigiana, che probabilmente raffigurano guerrieri realizzate dal terzo e dal primo millennio a.C. Vennero distrutte proprio dai cristiani nel corso del Medioevo. Per fortuna però molte di esse sono sopravvissute a questo sfogo di ignoranza imbarazzante e oggi sono conservate in diversi musei, specialmente in Liguria. Naturalmente lo stesso destino subirono anche altri monumenti e testimonianze del mondo antico. Come scrisse Voltaire, le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle. Con questa affermazione l'illuminista francese intendeva portare all'attenzione dell'opinione pubblica l'efferatezza di questi crimini, portati avanti da una istituzione, quella della Chiesa Cattolica, che avrebbe dovuto seguire un comportamento cristiano, fatto di perdono e comprensione. Ma il Medioevo fu un'epoca buia, in cui ancora predominavano le superstizioni e il fanatismo religioso. Fu proprio con l'avvento dell'era della ragione che tutto migliorò.
L'ultima donna a essere condannata a morte per stregoneria fu Anna Goeldi in Svizzera. Venne ghigliottinata nel 1782. Nell'agosto del 2008, a più di 226 anni dall'esecuzione, il Parlamento cantonale di Glarona decise di riabilitarla, come accadde anche per altri casi simili. Mi verrebbe da dire meglio tardi che mai, ma viene difficile dimenticare tutta quella sofferenza, figlia del fanatismo religioso e dell'ignoranza umana. Parlando di libri, vi consigliamo La ricerca della pietra filosofale di Giorgio Pastore. L'autore, tra le tante cose, parla di stregoneria e cita all'interno del libro alcuni casi celebri, attingendo direttamente dalle fonti dell'epoca. Un altro libro fondamentale è Il matriarcato di Johann Jakob Bachofen. Lungo i capitoli della sua opera, l'autore analizza il rapporto nell'antichità e nella mitologia tra il maschile e il femminile. La Dea delle Origini di Stefania Tosi, Uno Editori, Prima di Dio, dal mito all'archeologia del femminismo sacro. Un libro molto interessante che ci spiega cosa fosse la Dea Madre per i popoli antichi. Sandro Oddo invece è l'autore di Bajuye, Le streghe di Teriora, fantasia e realtà, utile per approfondire la questione, grazie anche ai numerosi verbali presenti nel libro. E verbali e sentenze di processi per stregoneria se ne trovano anche nel volume di Massimo Bormetti, Al tempo delle streghe, Bissoni editore, risalente al 1981 e, per questo, ormai difficile da reperire. Non come Le streghe nel mondo, di Massimo Centini, De Vecchi editore. Molto più recente e ricco di illustrazioni, un libro sintetico, ma proprio per questo, molto ricco di informazioni utili a chi volesse approfondire questo argomento.